L'essenziale è andare d'accordo, dai, dopo viene tutto da sé. Sì. Bene, sì. Come l'ha conquistata questa bella signora? Io? È stata... Alla giostra? Allora, nel 68 il mio quartiere Sant'Andrea ha vinto la giostra. E ci eravamo conosciuti da poco. La sera siamo dovuti, cioè, era obbligo andare lì al quartiere a festeggiare. E nuovamente ho trovato lei. E da allora, quindi dal 68, poi dopo 5 anni ci siamo sposati. Era il 1973 quando hanno detto sì per la prima volta. Oggi, dopo 50 anni, hanno rinnovato le loro promesse. 100 coppie di sposi residenti nel comune di Arezzo hanno così festeggiato il giorno di San Valentino con la cerimonia che ormai da 20 anni è ospitata e organizzata dal Circolo di Aggregazione Sociale Fiorentina. Alla presenza del vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti e del vescovo Andrea Migliavacca, le coppie si sono simbolicamente sposate di nuovo e con un brindisi alla vita hanno festeggiato questo invidiabile traguardo. Un traguardo davvero non scontato, mi verrebbe da dire. Già, proprio così. Bisogna cogliere l'attimo, diciamo, bisogna prendere un po' la vita così. Abbiamo fatto di tutto per arrivarci, la verità è questa. Cerchiamo di stare in salute, l'importante è questo, godersi la vita, divertirsi. Abbiamo lavorato tanto nella vita, è giusto che dopo venga anche un pochino di tranquillità, no? Senta, quanto ci ha messo a far capitolare la signora? Un anno. Un annetto? Abbastanza. Erano altri tempi, Oggi la deve risposare, dirà un sì convinto anche oggi? Sì, più di prima. Ci volesse pensare? No, assolutamente no. Ormai la tengo, comunque. Ormai la tengo. Cambia. La signora che dice di no o di sì? Sì, che dici te? Sì, convinto. Certo, certo. Ma il pregio e il difetto maggiore del marito? Ce ne tanti, tante belle cose e tante belle brutte, sì che... Si farà una via di mezzo. Un esempio da far guardare un po' a tutti e credo che bisogna veramente ringraziare il Centro Sociale Fiorentina che organizza e tutti quelli che sostengono una manifestazione così bella che ogni anno, speriamo in futuro senza più interruzioni, riempie di gioia e rinnova questo impegno fra persone che sicuramente sono felici di poter partecipare a questa iniziativa. In realtà, più che essere una ricelebrazione, è un modo per anche ringraziarli, perché alla fine il matrimonio non è soltanto un fatto pubblico, ma è un fatto privato che però nel suo essere privato getta le basi di una comunità. Insomma, sono queste famiglie che hanno tenuto duro in tempi importanti, perché 50 anni fa era tanta roba, e quindi io credo che si debba anche ringraziare per quello che hanno fatto, per quello che hanno rappresentato e che rappresenteranno ancora.